Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicolà, questa è la mia casa. Purtroppo sono povero e non posso permettermi della gran roba, però ho una gran auto e vaffanculo a tutti. Ora vado a fare il culo a tutti, vado a modificare l'auto, a spaccarli in botte tutti. E andiamo sicuramente nel backer, vediamo se riusciamo a modificare un po' l'auto. Non mi cagare in casa, per favore, sto guidando. Bello questo, carino. Cioè, quanto è brutto la guidabilità di GTA 5? Perché non hanno tenuto quella di GTA 4 dove c'era una fisica? Ma come cazzo guidate? C'è marmite, cioè doppia marmite, tamarrissima questa cosa, voglio, mi piace. Sospensioni, ecco, le sospensioni aumentiamo un po' e andiamo subito una gara per testare la nostra prima gara senza troppo... Guardate i scarichi, bellissimi, cioè io sono come un bimbo, praticamente c'è gente che avrà auto fighissime, tamarrissime. Io mi emoziono per due scarichi, ovviamente, immaginate la mia gioia. Posso passare, non vorrei... far del male alla mia auto, perché sapete io ci tengo particolarmente tanto alle auto. Qua ho fatto già un pelino, spero che non qua rischio, qua sto andando un po' troppo veloce. Porca, volevo accendere le luci, no, ma va, Dio, buona, chiamarmi, hai rotto il cazzo, se non ti rispondo ci sarà un motivo, no? Siamo pronti a vincere, ragazzi. Non ho mai vinto praticamente perché non, tutti hanno le auto personalizzate a merda. Quando un giocatore poi non fa le modifiche e tiene tutto normale, cioè. Guardate quanti giocatori. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 giocatori. Siamo 7 praticamente. 2. Dai, ragazzo mio, dai. Ah, non ci tocchiamo neanche. Quindi qua è guida pura. Io non conosco sta. Ma io non conosco la mappa. Cazzo, beh, questo giro, bravo, no, ecco, pareva, stronzata, se non facevo quella stronzata, sapete quanto ero avanti? No, è dietro questo, cazzo, ho fatto la stronzata, come cacca trovo ho fatto la stronzata, sono terzo, non dovevo farla! Merda, e vabbè, no, invece ci sono, pensavo di non farcela, invece l'ho fatta. Ma qua ho sbagliato. Invece no, e invece sì che ho sbagliato. Porca troia, oh. L'unico posto dove potevo andare avanti, dove potevo inseguire terzo vuol dire, no? Spero di arrivare terzo. Cosa cazzo sta succedendo? Arrivo terzo e sto zitto pure. Devo aver paura di essere spostato. Vedi quando comincia a fare le partite serie dove i bisonti, bestie di merda ti spingono a, fino a stendere. Come hai fatto, zio? Come cazzo hai fatto? È diventato Spider-Man. Cazzo di squali che ti mangiano vivi. Appena partono ti spingono a destra e a sinistra affinché tu possa bestemmiare più forte possibile. Quando loro ti spingono e tu arrivi primo. Allora stanno zitti. Zitti, cazzo. Questa è roba profonda, amico. Questa è roba profonda. Dai, un po' più di gente però, non è possibile che siamo in quattro fottuti cani ogni volta. Ma io prendo la più incazzata, prendo l'altra parte, non deve cadere, giusto? E lui ovviamente non cadrà, vero? Giusto? E mi hanno sorpassato tutti. Ma come cazzo è possibile? Ma come fa? Ma cosa c'è? Già i freni impostati, già? Come fa uno ad andare così piano? Sembra veloce, sembra, Ma ero quinto? Ma chi cazzo mi ha sorpassato? Ma chi poi? Ma come? Non l'ho neanche visto! Sono tutto gas a manetta, cioè... Andate tutti a cagare, eh? Uno ti spinge, vai, fanculo, insulti un po', bestemmi, sei a posto, no? Invece qua sei tutto tranquillo, che guidi di merda, sbagli qualcosa, porca troia, gli altri non posso sbagliare, hai vinto di sicuro. Mentre uno può essere stronzo, inseguire il primo, poi dire, mo ti spingo, pezzo di merda, il secondo e il primo, così si scoppiano a vicenda, si scopano, mentre arriva il terzo e il quarto, li sorpassano e viceversa, hai un po' più di possibilità, invece di frignare ogni fottuta volta, e sono qui, con chi ho sorpassato? Boh, sono quarto, va bene ragazzi, sono quarto, sono passato qua. Chi io sono passato? Io non vedevo nessun puntino blu di merda. Nessun puntino blu di merda. Invece ho sorpassato qualcuno. Cioè, non sono triste. Però vorrei capire. Quarto, c'è un pallino blu che è in culo. Cioè, neanche Cristo riuscirebbe a raggiungerlo con la roba lì. Ma come hai fatto a raggiungermi? Sto tirando gas a manetta. A manetta il mio gas, ragazzi, a manetta, ve lo giuro. Quanto godo che hai fatto sta stronza. E mi sorpassa un altro. Ma mi spieghi cosa hanno sotto il culo sti stronzi? Vabbè, stare muto. E veicoli personalizzati. Tu e me che se testa di cazzo di host.
Porca la puttana, ti spaccherei di botte, te lo giuro, ti massacrerei proprio. Sei una di quelle merde che verrebbe ucciso. Perché tu vuoi vincere tranquillo, perché si vede che hai un'auto bella potente. E io la gente come te la brucerei, la darei al rogo. Sai perché? Sai perché, cazzo? Perché io non posso vincere a prescindere. Perché tu, uno, hai l'auto personalizzata, quindi più veloce. Due, perché tu, è merda testa di cazzo, non hai messo collisioni, quindi nessuno ti spingerà via. E tu vuoi vincere così. Manetta, sono a manetta, non c'è neanche la scia. Non puoi sfruttare un cazzo. Sono gare di merda queste. Non puoi farlo, non puoi giocare. C'è andare dritto. Se uno ha l'auto personalizzata, hai vinto. Guarda i tre. Guarda i tre davanti. Mannaggia che ti venisse un cancro al... Sono ultimo. Ultimo. Qua ci sarebbero state delle collisioni qua. La gente non sarebbe arrivata prima in continuazione. Come ha concluso? Ah, è una gara... Ah, finisce?